Valerio Mantovani, un risultato prezioso, costruito anche con la sofferenza ma di gruppo nel finale. Sì, sicuramente sono tre punti che ci servivano per il nostro morale, ma soprattutto per la classifica, perché adesso andiamo a riposo comunque da terzi in classifica e per ora abbiamo una classifica importante. Dobbiamo cercare di mantenere questo ritmo e siamo contenti per la vittoria di oggi, perché è stata sofferta nonostante lo Spezia sia una grande squadra. E dobbiamo dire che comunque loro, avendo riposato come turno di riposo ma anche per la partita saltata con il Benevento per maltempo, avevano diciamo un po' più di forze. Noi giocando ogni tre giorni sicuramente sotto l'aspetto del gioco ne abbiamo risentito un pochino, però l'importante è esserci, averci creduto fino alla fine e aver portato a casa questi tre punti fondamentali. Ovviamente la difficoltà fisica verso questa pausa anche lunga, come si vive questa pausa, perché si presenta non solo la sosta per le nazionali ma anche il turno di riposo del campionato per voi? No, sicuramente si vive con un morale alto, perché abbiamo vinto una partita veramente difficile, non dimentichiamoci che comunque la Spezia è una squadra attrezzata per stare ai primi posti e ci hanno messo in difficoltà, ma sicuramente in queste settimane saremo col morale alto. Per quanto riguarda invece la prova di Venezia, oggi il riscatto anche di quanto avvenuto al Penso, perché è passato tutto per un istante, per la tua ammonizione e poi per la palla inattiva. Sì, diciamo è un piccolo riscatto della partita di Venezia, anche se bisogna dire che a Venezia non abbiamo subito nessun tiro in porta, c'è stato solo quella palla inattiva dove hanno fatto gol e per il resto non è successo niente. Oggi comunque con la nostra caparbietà abbiamo portato a casa questi punti fondamentali. Tanta continuità nella prova stagionale per Mantovani, ma per la solidità difensiva di questa Salernitana, un marchio di fabbrica che si conferma lungo tutte le settimane. Sì, è vero, diciamo che noi, come il nostro reparto, chiunque ha giocato ha fatto vedere comunque che anche cambiando gli interpreti abbiamo una solidità abbastanza forte, quindi dobbiamo continuare su questo passo e migliorare tutti giorno dopo giorno. Un'ultima, guardando la classifica, terzo posto, quota 20, ovviamente l'obiettivo sono i play-off, può avvenire ovviamente il ricongiungimento di altre formazioni vista la pausa e anche il turno di riposo, però è un Salernitana che al riposo si presenta con quello che voleva, quello che cercava. È vero, sicuramente noi stiamo a riposo con una classifica che è importante, però in questo punto del campionato guardare la classifica non è diciamo una cosa proprio fondamentale, perché dobbiamo affrontare partita dopo partita per guadagnare più punti possibile, perché nessuno scende in campo né per perdere né per pareggiare, quindi per ogni partita noi cerchiamo i tre punti.